tutta una mafia. Dai Leo, dopo la palla, chi sono i miei giocatori? Mauro prima a destra, Mauro prima a destra. Diego e Iario. Aspetta, aspetta. Io. Bravo. 3 minuti. Ciao Valo. Sì, mezzo capocampo a Crapa. Ma non è che mai fumato, ma no. Io lo conosco. Ma chi c'è stasera, ragazzi? Sì. Sì. C'era una Giovanni Tattoli se non te l'ha data. Dov'è? E ce l'hai. Dammi le vuole pago. Giorgi, bete Cristo, andato molto benissimo. Dopo che fa stasera? Devo andare. Devo andare a sentire i cosi, i Folcast. Troppo di Folcast. Credo che alla fine suoneranno a Garbatella, dove non sono sull'Appia. È verso 10:30. Fino ad allora che la fa? In teoria no, però devo sentire a casa se c'è sta qualcuno per mi fare.
pallone. Guarda. Adesso Sacchi. Sacchi per Bargellini, Bargellini attaccato da Guglielman, la palla è per Calamita, lancio lungo splendido per Sacchi che di testa manda la palla sul fondo. Allora Iker, palla alta per Campetelli che riesce a metterla giù, attaccato da Bargellini, scarica subito per Guglielman, Guglielman se ne va, prova la Veronica ma c'è prontissimo Mauro Di Vito che scarica immediatamente, scusate, Mauro Calamita per Antonini, Antonini Sacchi che si beve il difensore. Attenzione, prosegono i Gorillas. Bellissima la palla, illuminante per Campetelli che arriva al tiro in maniera difficoltosa. Tamburlani scarica il pallone per Antonini, ancora Tamburlani attaccato da Papa. Attenzione adesso a Bargellini, palla per Antonini, splendido il pallonetto, Guglielman ci mette una pezza. Manna avanza, Tamburlani lo aspetta, gli ruba il pallone, adesso Antonini, Antonini attaccato da Frangella, il pallone arriva in qualche modo da Tamburlani, attaccato da Manna che glielo sporca, ma ancora Tamburlani lo difende da una a due cariche, allora recuperano i Gorillas con Manna, scarica su Frangella, il pallone è corto, Frangella lo riesce a dare indietro ancora lo stesso Manna, si rifugia ancora da Umbro il capitano, Umbro mette ordine, la palla è per Frangella, un po' di spazio davanti a sé, il pallone per Umbro che si è inserito, Umbro contro Calamita. Attenzione, il tiro stoppato dallo stesso Calamita e Bargellini fa ricominciare l'azione da Antonini, ancora la palla per Bargellini. Bargellini, Tamburlani, lungo Calamita, il pallone fuori. Frangella, la palla è per Campetelli. Aspetta che la squadra salga. Lato destro, Frangella attaccato da Tamburlani, il contrasto del difensore, arriva palla, ci arriva. No, per l'arbitro è fuori anche se lui l'ha tenuto in campo. Frangella batte sul laterale, la palla per Campetelli, prova a imbeccare Umbro, ci arriva però Del Prete, Bargellini, vede Antonini, fa finta di passare il pallone, poi invece la scarica, il gol di Manna, ancora lo stesso Manna, fermato però da Bargellini, 2 contro 1, Del Prete e Bargellini, Frangella a difendere, Bargellini finta di corpo, poi incrocia troppo, la palla va addirittura in fallo laterale. Frangella, Campetelli, attaccato da Antonini, pallone per Manna. Manna attaccato da Bargellini. Ancora Manna si destreggia, il gran numero, la palla per Umbro, sporcata però favorisce l'intervento di Di Santo. E allora Bargellini che rientra su Umbro, guadagnando qualche secondo. Tamburlani arriva sul pallone ma non riesce a stopparlo. Fallo laterale per i Gorillas. E allora Campetelli, fermato da Tamburlani. Pensa per un attimo al tiro, poi scarica per Del Prete. Umbro si fa davanti a lui, Manna recupera il pallone ma non riesce a trattenerlo. Allora fallo laterale per il Boca Junior. Palla lunga, ci arriva Frangella, Antonini lo disturba, ancora Frangella, prova a servire in profondità Manna, ma Bargellini è attento, il passaggio lungo per Tamburlani, ancora Bargellini passa in un fazzoletto di terreno, attenzione, un'azione incredibile, dai e dai. Sono tra i possibili, insomma. Attenzione a Campetelli, attaccava Frangella, la palla è lunga. Attenzione adesso a Manna. Manna su Bargellini se ne va, prova la bomba sul primo palo. Non riesce però. E allora Di Santo rimette veloce per Tamburlani. Non vuole perdere tempo, avanza, però passaggio invece laterale per Bargellini. Attenzione ancora a Tamburlani, fermato da Campetelli. Campetelli si prende un fallo d'astuzia, batte indietro per Frangella. Si allarga e prova il lancio lungo, bellissimo a imbeccare per Umbro. Allora Manna, Manna su Bargellini, Bargellini strappa il pallone in maniera perfetta. Sezione suola e controsuola. Fermata però l'azione, la difesa dei Gorillas in qualche maniera dopo un gran numero di Bargellini su Campetelli. Attenzione a Frangella, tenta il turno il suo Antonini, guadagna solo il fallo laterale. Attenzione Bargellini, prova al volo, Antonini la tiene in gioco in realtà, da qui era più facile vederlo. Campetelli, bravo Frangella su Antonini, attenzione c'è Umbro dall'altro lato, non lo vede, attaccato da più persone, Umbro arriva prima di tutti e segna un gran gol, sorprendendo la difesa del Boca Junior.
4-2. Quanto è? 4-2. Da quando mi è portato solo gol. Rimani in piedi. Il prete. Ecco, Umbro. Puglielman, prova il numero. Simone Umbro. Bravissimo Simone Umbro su del prete, ci mette il fisico, arriva però Campedelli, gli ruba il pallone di giustezza. Attenzione a Campedelli, andrà a battere la punizione. Proverà a sorprendere Di Santo. Gran tiro, sporcata, ci arriva Di Santo. Nonostante sia stato sporcato il tiro, allora la palla è per Sacchi, Sacchi per Tamburlani, attaccato da Campedelli subito, indietreggia Tamburlani, prova a servire Antonini, perde il pallone e finisce il primo tempo sul punteggio di 4-2. Arbitro! Ah, raga, andiamo per campo, dai! Fuori per fuori, ragazzi, non a caso, a parte che più di due non si può stare di norma, visto che avete sgravato, devo fare questo, fuori per fuori. Dai, io non gioco a fuori. Fuori per fuori. Guarda quello, che fa. Io posso fare questa? Ade! Io che vado a casa! Ade! Gusto pizza adesso, Ragazzi, massimo tre, fuori. Guarda, massimo due, signori, un attimo, signor arbitro. Due, ma se non regolamento, per favore. Io sono. Dai, raga, vai, vai. Oh, esci, ma che ci stanno? Due palloni in campo. Non c'è nessun motivo. Pure io sono squalificato, infatti. Che bello, se ti guarda come sei. In teoria è giallo questa cosa qui. Se la vedi queste cose, ti assicuro che gli semplifichi molto la vita. Poi io continuo a cancellare, ma... Senti, qui c'è un gol che... Tanto questa è quasi finita. Aspetta che una cosa non va. Sì, è. Ma non ce la mamma. Un bel giocatore, Attenzione a Manna. Passaggio per Campedelli, intercettato da Calamita. Attaccato ancora da Campedelli sul lungo linea, Calamita riesce a destreggiarsi. La palla è per Sacchi che vede lungo Antonini, prova a servirlo, ci riesce con la spalla. Perde il prete, ci arriva prima Umbro che sbaglia l'allungo. Attenzione adesso Antonini. Si coordina! Attenzione a Umbro. Umbro se ne va. Attaccato da Sacchi che lo ferma però. Pallone lo mantiene ancora tra i piedi il capitano dei Gorillas, subisce il fallo Frangella. Attenzione adesso a Manna. Batte la punizione alta. Attenzione a Manna. Ancora Manna, si destreggia. Il pallone è ottimo per Frangella. Frangella però non salta Calamita. Tiene la palla attaccata al piede. Adesso pallone bellissimo per Del Prete, un po' a lungo però. Attenzione a Manna, Manna contro, da, contro il prete, Antonini gli ruba il pallone, Antonini contro Di Vito, Antonini lo supera e butta il pallone in rete. Attenzione, Calamita, Calamita per Sacchi, Campedelli arroga il diritto di vincere la partita per un euro gol. Nel frattempo, attenzione qui, palla mandata fuori da del prete, ci pensa Campedelli. Campedelli reclama il giallo, a dire il vero spezziamo una lancia a favore dell'arbitro perché nel nuovo regolamento il cartellino giallo per distanza non data è assolutamente a discrezione dell'arbitro. Nel frattempo sul finale meglio, deve dare distanza giocabile, deve dare distanza giocabile, in caso contrario è giallo.